Ritorna nelle stanze, yes! Questo è il finale, questo me lo ricordo, questo è il finale. Mentre visiti di nuovo le stanze, se ti imbatti in qualcuno di quei piccoli e strani cosi dorati per terra, portameli, non ricordo bene cosa siano, ma di sicuro mi verrà in mente prima o poi. Oh, signor Wonka, complimenti. In teoria dovremmo essere a posto. Dovrei aver già preso tutto io. Su e fuori! Gli sforzi di Charlie furono premiati e tutti rimasero sollevati nel vedere apparire Mike TV tutto d'un pezzo. Magnifico, è completamente illeso. Anche se molto più piccolo di quanto fosse prima. È come il suo ego ora. Adesso riportatemi subito dall'altra parte! Ma non c'è l'altra parte, si tratta di televisione, non di telefono. Il minuscolo Mike TV venne accompagnato alla macchina tiragomma per essere allungato. Intanto, il signor Wonka era ansioso di riprendere la visita della fabbrica. Ma C'è com'è ancora molto da vedere. contento? Bene, quanti bambini sono rimasti? Solo io, signor Wonka. Eccellente, ma prima vediamo come stanno gli altri ospiti. Prima che Charlie potesse parlare, venne proiettato all'ingresso della fabbrica. Spero che oggi abbiano imparato qualcosa. Ho invitato 5 ragazzi nella fabbrica, ma avevo il presentimento che sarebbe toccata a te, Charlie, fin dall'inizio. Presto, su, abbiamo ancora molto da fare. E prima di rendersene conto, Charlie si trovò nuovamente nel grande ascensore di cristallo, dove notò un'etichetta che non aveva visto in Sai che mi sa precedenza. che abbiamo finito? A che razza di stanza è? Puoi decidere di cercare per conto tuo, ma mi servono ancora degli ingredienti. Il che poteva solo significare che l'avventura di Charlie non era affatto finita. Ma com'è possibile? Non ho mancato stanze. Oh sì, seleziona il livello del grande ascensore di cristallo. Coraggio, premilo. Ma Dio mio! Che strano! Ma scusami, era tedesco, era scritto Upant Out. Eh sì, perché io tutte le stanze le ho fatte al 100%, l'unica che avevo missato era lo scivolo. È stranissimo questo 3D. Vedi, all'improvviso ho capito che non posso andare avanti per sempre. La sua fabbrica. Adesso è tua, Charlie. Mia, ma. Te l'avevo detto. Passaggi Qualcosa di di proprietà, nuovo sarebbe necessario. cose, Davvero, eredità. niente era impossibile, proprio come aveva detto nonno Joe. E mentre la mente di Charlie turbinava per le meraviglie e le emozioni di quella giornata, c'era una cosa di cui era assolutamente sicuro. La Ovvero? vita non era mai stata così dolce. Evviva il buonismo! No, in realtà una cosa manca. Oddio. Una cosa non ho controllato io. E se il mio ricordo è giusto, in teoria siamo soft lockati alla fine. Ah no, posso. Ok. Da bambino vi dico cos'era successo. Ero rimasto nell'ultima stanza e mi faceva andare solamente al finale. Io però sono a posto. Ho fatto tutte quante le stanze al 100%. Che figa l'animazione. A parte quanto è enorme sta fabbrica all'interno. Siamo nuovamente. Esatto, nelle zone precedenti. Io dovrei prendere questi cosi dorati. Però in teoria il gioco mi ha già fatto finire. Minchia, 30 ne devo prendere. E alla fine qua è solo collezionismo, non è che c'è molto altro da fare. Non c'è neanche nonno Joe, non mi dice nulla. Vabbè, io tanto ho la bibita frizzo sollevante. Ormai prendere gli oggetti è molto più semplice. Vabbè, io adesso prendo tutti quanti gli oggetti. Vediamo che cosa ci dice una volta che li abbiamo racimolati tutti. Comunque, la seconda cosa che volevo dire in realtà è che, sì, qua è nel gioco e quindi un po' l'hanno tagliuzzata la storia. Anche se in realtà è leggermente fedele comunque. È che Charlie ovviamente non accetta subito e di buon grado di lavorare nella fabbrica, non senza la famiglia ovviamente. E qui vabbè, quel pezzo è stato ovviamente censurato, no, però zacchete, tagliuzzato così velocemente, sì. Allora, il modello c'è perché la porta scompare, il punto è che è chiusa, non si passa. Ok, ecco qua. Fantastico! Con la stanza della cioccolata hai finito. Farò in modo che gli Umpa Lumpa mi portino subito quegli ingredienti. Che poi ingredienti, sono lettere dorate. Andiamo nella prossima. Ok, seconda stanza.
Vediamo di prendere anche qui tutto quanto. Ecco qui anche la seconda stanza. Magnifico, pare che tu abbia trovato tutti gli ingredienti che mi servivano dalla stanza delle invenzioni. Farò in modo che gli Oompa Loompa me li portino subito. Ma perché qui c'era l'animazione, nella stanza di prima c'era solo il testo? Vabbè, così, a caso. E infine, solo la stanza del tè cioccolato è rimasta. Prendiamo anche qui tutti gli oggetti. Eccoci qua. E anche l'ultimo ingrediente preso, appena Charlie ci arriva. Ecco qua. Ma dai! Missione extra compiuta. Complimenti, hai sbloccato un contenuto bonus esclusivo di Fabbrica la Cioccolata, ora accessibile dal menu principale. E in teoria ora siamo arrivati al finale. Nuovamente. Non mi ricordavo che però al finale potevo vederlo senza fare questa missione extra, però. In teoria ora l'abbiamo completato. La sua fabbrica. Adesso è tua, Charlie. Mia, ma... Te l'avevo detto, qualcosa che va oltre l'immaginabile. Eh certo, come no? Davvero, niente era impossibile, proprio come aveva detto nonno Joe. E se io volevo fare il cantante? No, no, adesso devi gestire una fabbrica di cioccolato. Ma io non la voglio, signor Wonka. C'era una cosa di cui era assolutamente sicuro. Che la vita era meravigliosa. Non era mai stata così dolce. E certo. Dunque, vediamo questo contenuto extra. Bonus, eccolo qui. Charlie Bucket, in su e in fuori, il trailer, guai dei Robo Wonka, Violetta Beauregard, Veruca Salt, Mike TV e il premio speciale. Ah, sono i filmati. Quindi, scusami un attimo. Ah, questo è il capitolo, quell'altro è il filmato, è l'ultimo. Ok, quindi le immagini del film... Ma dai, è una fotogallery. Il trailer è del gioco o del film? Mi sa del film. Allora, il primo trailer l'ho visto, ovviamente non ve lo potevo far vedere. Davvero carino, perché è tutte quante le scene del film con la canzone quella lì dei robottini all'inizio del film. Carino. Quindi, signori, la fabbrica di cioccolato. Che salto indietro nella memoria che è stato veramente. Perché, come vi ho detto, io questo gioco ormai non ce l'ho più. Non per la PlayStation 2, perlomeno. Ce l'ho per la prima Xbox e vabbè, mi accontento, ma magari un giorno lo cercherò per la PS2. Però, cavolo, come ho detto, mi ha riportato a una memoria di giocarci che ormai avevo lasciato talmente tanto indietro che sono contento di aver rigiocato. Questo gioco, nonostante l'avessi giocato una sola volta e poi l'ho venduto subito, mi ha riportato indietro ricordi di quando prendevo i giochi al Blockbuster, di quando ho venduto questo gioco per giocare appunto a Mystery Dungeon, il primo, e sono contento in realtà di averlo ripreso. E non è male, certo è un po' particolare, ma non è brutto, assolutamente. Lo ripeterò fino alla morte. Su questo canale abbiamo giocato letteralmente di peggio. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti.